Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, buona domenica sera, come l'avete passata? Tutto bene? Spero che l'avete passata in famiglia, con le vostre amate famiglie e che sia andata tutto bene per tutti voi. Eccomi qua per un nuovo video sulla nostra amata Casertana, che ieri sera ha giocato nel turno serale a Fondi, pareggiando per 0-0. Risultato che a tratti può starci stretto perché qualche cosina di miglioramento, piccolo miglioramento c'è stato rispetto alle altre partite che abbiamo fatto recentemente. Dopo tre sconfitte consecutive, torniamo a fare almeno un punto, a muovere un po' con la classifica, anche se c'è poco da stare tranquilli perché siamo, mi sembra, terz'ultimi, se non pure penultimi. E sabato c'è la Regina, mi sembra, in casa e poi si va a Lecce. Due partite tostissime, visto che la Regina, tra l'altro, ieri ha battuto il Catania in casa per 2-1. Quindi non sarà una partita facilissima. Giocheremo comunque in casa, sperando che possa arrivare finalmente questa vittoria che ormai manca da parecchio tempo, proprio dalla vittoria. L'ultima vittoria risale proprio con il Catania, in casa, proprio contro il Catania. Analizziamo un po' quello che è successo ieri, anche qua c'è poco da dire, perché ripeto, è un pareggio che tutto sommato può andare bene e non può andare bene, perché il pareggio certamente è meglio in una sconfitta. Di una sconfitta, scusatemi. Però, ragazzi miei, non ci siamo, non ci siamo, perché punto primo noi siamo la Casertana, dobbiamo cercare di andare a vincere su tutti i campi e questo ultimamente sta mancando molto. Non lo so cosa sta succedendo a questa squadra, non lo so qual è il problema, non lo so se è di nuovo se è l'allenatore, ma già ne hanno guadagnato uno, quindi cambiarne un altro di nuovo all'undicesima giornata di campionato potrebbe essere ancora più disastroso, catastrofico della situazione che abbiamo adesso in classifica. Certo, la cosa che mi fa sperare è che c'è ancora un girone, ancora quasi metà del girone d'andata e c'è ancora tutto poi un girone di ritorno da fare. Può darsi che facciamo l'inverso l'anno passato, cioè di 2 anni fa. Che un girone di ritorno faccio meglio di un girone d'andata, anche perché credo e spero che a gennaio cambino le cose, a partire da quella sottospecie di direttore sportivo, che direttore sportivo non è, perché a fuori direttore sportivo, a così, a tricca e ballacca, pazziano, a fare da rendere, a saccio favori, a saccio favori, a pigliare i giocatori mezzali. E quindi io spero che il presidente si metta in testa cocchio, che ha da guadagnare anch'io, e da piano direttore sportivo con la D maiuscola. Detto ciò, io ripeto, spero che a gennaio cambino le cose perché questa classifica non mi piace affatto e credo che non piace neanche agli altri tifosi, a tutti voi tifosi amanti della nostra amata Casertana. È stata una partita un po' assonnata nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo giocato benino, però alla fine Fondi neanche, non è che sia questa grande squadra. Era uno spareggio salvezza ed è andato 0-0 a Fondi. Beh, vediamo le altre squadre cosa faranno in quel campo poi di patate. PS, apro una parentesi e poi la chiudo su. Upinde non cambi patate. E chi le la chiede se che è? Non cambi calciotto, sta misa a terra. Ma è magrera di Lucamba. Tutto è finché non cambi i palloni, Kill. I fir, la cosa dove stavano i giornalisti, la cabina stampa, stavano un coppano di male i fir. E noi ci dicevamo, andiamo a rubinte. Vabbè, detto ciò, apro e chiusa parentesi. Diciamo che la partita non mi è piaciuta più di tanto, però ripeto, il risultato è meglio di una sconfitta. Pareggiare è sempre positivo perché comunque porti a casa un punto che
che comunque fa un po' di morale, tira un po' su il morale di questi calciatori che secondo me chi stanno non hanno capito chi hanno a che fare e non hanno capito i colori che indossano. Cari giocatori, se proprio giocatori si può chiamare, si possono chiamare. Comunque ripeto, c'è tutto ancora il girone di andata da finire e poi c'è tutto un girone di ritorno dove da gennaio bisogna assolutamente voltare pagina. Caro presidente, mettete il capo, ok? Perché noi nell'inferno della D non ci vogliamo tornare. Se ci vuoi tornare tu, lì lo stesso mo che te ne vuoi. Però io voglio ancora darti fiducia, credo ancora in te. E ripeto, manna che la specie di direttore abusivo che teniamo, perché ne è buono. Il direttore sportivo è così, lo sappiamo fare tutto quanto. Va bene, detto ciò, ragazzi, vi auguro una splendida domenica sera e speriamo che sabato possa fare un video sulla nostra amata casertana più contento e vorrebbe dire che abbiamo vinto. Buona serata a tutti, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, a me mi fa piacere, se ne è iscritto un altro oggi, 127 iscritti, mi fa molto piacere. E un abbraccio a tutti voi, sempre e solo, Forza Casertana 1908, eterno amore mio. Risultato finale, fondi 0, Casertana 0. Al prossimo video, ragazzi. Buona serata a tutti, Forza Falchi.